Bene, ciao a tutti, benvenuti in questo video di analisi del lunedì, il nostro video standard, ragazzi, quello che facciamo ogni settimana. È stata una settimana difficilissima per i mercati delle criptovalute, però lasciatemelo dire, lo so che magari sembrerà un po' così brutto, ma è stata anche una settimana che avevamo atteso, perché in sostanza, ragazzi, il famosissimo mese di agosto che si sta avvicinando, la close ciclica di cui vi parlo già da forse più di un mesetto, quella difficile, quella relativa ad agosto, insomma, sta facendo i suoi effetti. Quindi quello che state vedendo in sostanza è rispetto della fase dei tempi, quindi la fase del timing dei mercati di riposo che avevamo un po' così ipotizzato nelle scorse settimane, più da un mesetto, cioè quella che avrebbe dato filo da torcere al mercato, che esattamente è quella di agosto, quindi la scadenza ciclica di agosto. Andiamo però a vedere un po' quello che sta succedendo anche su Ethereum e Binance Coin, che la stiamo guardando già da un po', perché anche lì ci sono delle novità, ci sono delle situazioni, insomma, estremamente complesse da gestire, soprattutto per quanto riguarda Ethereum, perché rompe il supporto a 280 e fila liscio a 225, quindi il supporto successivo, ragazzi, è andato giù a picco. Se vi ricordate, avevamo parlato, insomma, di questa possibilità. Adesso il successivo l'ha già toccato oggi, ma comunque sono oscillazioni giornaliere, è quello a 290, scusate, a 190, e poi ci sono altri supporti che vedremo tra un poco. Però parliamo di Bitcoin intanto, perché il re è sempre lui, è quello che darà sempre il faro al mercato, è quello che darà il là. Andiamo a cercare di capire quello che sta succedendo. Vi ho messo qui davanti al grafico la, insomma, situazione, che poi era esattamente quella che avevamo visto la scorsa settimana. Quindi questa è la fase ciclica con le resistenze. Intanto, ragazzi, avete visto cosa è significata la resistenza a 11.700 dollari, poi spostata, l'abbiamo un po' salita a 12.100 sul daily, ragazzi. Ma se guardate il grafico weekly, che poi è quello fondamentale, la resistenza è rimasta sempre quella a 11.700 dollari. Avete visto che cosa ha creato? Era una resistenza importantissima. Il mercato ha più volte provato a romperla da un punto di vista daily, ci è anche riuscito a livello daily, ma poi ritornava sempre giù all'interno di quella fascia di oscillazione. Non c'è stato modo di rompere questa resistenza. Intanto qui vedete tutto quello che ce l'avamo detto le scorse settimane. La fascia di oscillazione del prezzo è rimasta sempre la stessa, fra i 9.000 e 2 come estensione, ma avevo indicato 10.000, 12.100, estensione 9.200, mentre la fase ciclica temporale negativa, ragazzi, è questa qui. Questa è di tempo, non di prezzo, lo ribadisco quasi sempre, è stata un po' anticipata. Vedete, il mercato è andato giù prima, è andato giù prima, anomalo? No, ragazzi, devo essere sincero, no, perché siamo in una fase di chiusura di un ciclo che potremmo definire ciclo annuale per quanto riguarda i mercati. Insomma, c'ho un po' di dubbi, ecco, su darvi delle definizioni su queste cose, perché la ciclica sulle criptovalute, diciamo, va un po' gestita in maniera un po' alternativa per una serie di motivi, per cui io lo chiamerò annuale. Ovviamente, ma statisticamente non abbiamo magari tanti dati per definirli in maniera precisa. Comunque, ci interessa poco. Poi, alla fine, a livello di operatività, da un punto di vista di trading, è più una questione di letteratura, chiamiamo così. Comunque, questo ciclo che sta chiudendo il mercato in questi giorni che vedete, e probabilmente anche nei giorni a venire, è un ciclo importante, perché è un ciclo grande, è un ciclo maggiore, e per questo, insomma, vi avevo accennato più volte come spoiler che il ciclo di agosto sarebbe stato difficile da gestire. Andiamo a capire un po' quello che sta accadendo. Allora, dobbiamo focalizzarci l'attenzione su questa fase ciclica che porta la sua naturale scadenza verso fine luglio e primi di agosto. Però questa accelerazione ribassista, ragazzi, mi spinge un po' a considerare la possibilità che il mercato voglia cercare di accelerare questa chiusura. Lo può fare tranquillamente, badate bene, perché questo tipo di strutture cicliche ribassiste, magari un po' più imponenti, accorciano anche i tempi ciclici. Quindi dipende un po' da quello che succederà in sostanza questa settimana che stiamo vedendo. Cioè, se il mercato
vi faccio un disegnino molto breve. Se il mercato andrà a fare un rimbalzo un po' più corposo, magari qui, allora probabilmente la fase ciclica si allungherà e ritornerà, diciamo, nella sua naturale scadenza, che è quella proprio dei primi di agosto, perché magari potrebbe fare così e poi magari andarsene direttamente qui a chiudere questo ciclo, poi vedremo magari dove. Quindi dipende se questa settimana perderà tempo, questo è sostanza, ragazzi, cioè se fa un rimbalzo e prova ad andare su, probabilmente qui in quest'area qui intorno agli 11.000, e riprova, diciamo, a testare la zona di 11.002, cioè si infila là e poi vede cosa fare, quindi perde magari 3-4 giorni così, allora insomma siamo già al 15 di luglio, ci spostiamo verso il 20, 21, 22 luglio e poi il mercato prenderà, ecco, la decisione se andare a fare la chiusura finale di questo ciclo o meno. Perché? Perché su Ethereum l'ha già fatta in sostanza, ragazzi, lo vedremo tra un poco. Su Bitcoin in realtà ancora no. Da diciamo idea generale di teoria dovremmo andare sotto il minimo che abbiamo fatto qui, dovremmo tecnicamente andare al di sotto del minimo di questa giornata, ragazzi, che era il 2 luglio, e un minimo circa a $9.700. Il mercato non ha rotto questo livello, quindi in sostanza cosa ci ha fatto? Ci ha fatto, vedete, due massimi inferiori, 1 e 2, ok? Ma i minimi sono superiori ancora, quindi diciamo che abbiamo una barra di congestione per quello che riguarda i minimi ed è un leggero trend ribassista per quello che riguarda i massimi. Quindi cos'è? È congestione laterale ribassista. Lo so, è sempre più complessa, ma questa fase, ragazzi, era complessa, ve lo dico, da mesi. È difficile, dovete essere dei trader per stare in questa frase, ed è così. Ben diverso potrebbe essere, secondo me, la situazione post agosto, quindi post close ciclica di agosto, vedremo poi più in là. Allora, il mercato cosa potrebbe fare? Potrebbe anche tentare di accelerare questa close ciclica, quindi magari, ragazzi, cosa fare? Fare un po' così, in due giorni e poi via, boom, se ne va qui a questo punto, dove gli 8.005, quindi va a fare una forte correzione, va a rompermi intanto la media mobile a 50, che vedete che in questo momento ha bloccato l'andamento ribassista, questa linea blu che vedete, la media mobile a 50, se la rompe va giù a picco, poi ha il supporto a 9.002, ragazzi, 9.002 a quel punto potrebbe anche non reggere, il mercato potrebbe tranquillamente arrivare anche a 8.005 con grande tranquillità, ragazzi, e vi dico ancora di più, da un punto di vista di analisi di time frame e trend settimanale non cambierebbe assolutamente niente. Questo è, insomma, va tenuto a mente, perché il mercato ancora adesso comunque oscilla intorno ai $10.000-$11.000, quindi siamo comunque sui massimi, ragazzi. Lo so che parlare così su Bitcoin è difficile, dice, è arrivato a 13.008, ma in realtà, ragazzi, non ci ha mai chiuso a 13.000, il mercato sopra ha fatto una close daily intorno ai 12.008, ma poi a livello settimanale è stato sempre intorno ai 12.000, quindi in sostanza siamo lì, ragazzi, sta oscillando in negativo, sì, però oscilla, non è un vero trend, lo potete vedere in maniera abbastanza chiara, oscilla con un laterale ribassista. Ben diverso invece le altcoin, che hanno perso tantissimo, si sta verificando quello di cui abbiamo parlato in tanti video, ragazzi, cioè un po' il fatto che molte altcoin stiano iniziando a perdere appeal per via del fatto che probabilmente il mercato si è accorto che non servono assolutamente a nulla, al di là di tutto, e questo è insomma importante poi anche andarlo a considerare, magari faremo degli approfondimenti in futuro. Questo minimo fatto nella giornata di oggi è sufficiente a dichiarare un ciclo chiuso? In teoria non del tutto, ragazzi, mi sembra un po' precoce, però insomma il mercato ha sempre ragione, quindi se dovessimo assistere a delle riprese corpose del mercato potremmo poi valutare una close anticipata di questo ciclo. Al momento mi sento di non pensarla così, perché da un punto di vista temporale c'è ancora veramente un po' di tempo da trascorrere, quindi il mercato potrebbe rimbalzare, sì, ma non con grande diciamo con grande brio, e poi andare a fare la close ciclica definitiva, che tecnicamente, ragazzi, sarebbe al di sotto
dei 9.700, ma potrebbe tranquillamente fare anche trading range. Vediamo. Sotto i 9.700 abbiamo 9.200 come primo supporto e poi gli 8.500 secondo supporto. Passiamo ad Ethereum. Guardate che ciclo dipinto su Ethereum è stato incredibile. Dov'è la scadenza di Ethereum? Ancora una volta ad agosto, sì, perché i cicli grandi, i cicli maggiori, i cicli quelli importanti che danno il via magari a fasi di correzione più corpose sono quasi sempre in sincrono tra le varie tra i vari strumenti che rappresentano un mercato. In questo caso il mercato cripto è assolutamente da considerare come un mercato a sé. Allora, dove sta? Stiamo sempre lì, è un po' più corto forse su Ethereum, ragazzi, e questo vi dice pure un po' quello che sta succedendo. Mi si stanno probabilmente accorciando i tempi, magari non sarà il primi di agosto, potrebbe essere magari fine luglio, 27-28 luglio, diciamo tempi probabilmente saranno questi, ma il problema è: adesso io mi posiziono e inizio ad accumulare da qui al 20 luglio? Assolutamente no, ragazzi, non si compra contro trend, non si compra perché c'è un supporto, io vado a provare il contro trend. Se volete farlo dovete essere dei trader, io ho spiegato nel mio corso di formazione nella parte master, quindi la parte advance, ho spiegato una tecnica per fare queste cose in maniera giusta, in maniera corretta, in maniera antirischio, chiamiamola così, o con il rischio diciamo ridotto al minimo possibile, e o la fate in quel modo oppure state facendo semplicemente un'operazione sbagliata, anche se vi va bene, perché il problema è che può anche andarvi bene, ma comprare contro mercato è sbagliato. Se lo fate 100 volte alla fine ci rimettete l'osso del collo, ragazzi, quindi dal punto di vista di trading non si fa così. Poi a voi può anche andare bene un'operazione, assolutamente questo è una cosa possibile, ciò non toglie che comunque da un punto di vista tecnico rimane una scelta sbagliata, dovete comunque attendere almeno una piccola inversione e stare molto attenti, il rischio prima di tutto. Ethereum 230 è il livello di supporto, il mercato ha provato a rompere la giornata di oggi, guardate come è andato giù a picco, anche quello è un panic, ragazzi, però ha fatto anche un bellissimo hammer, in questo momento sta costruendo un bellissimo hammer, nulla vieta al mercato di poter provare a rialzare la china, potrebbe provare tranquillamente a farlo e magari far così, poi magari prova a fare un doppio minimo e chiude il famoso ciclo che stiamo attendendo. Poi cosa succederà dopo, ragazzi, lo vedremo nei prossimi video, quindi iscrivetevi magari al canale se non volete perdere i nuovi aggiornamenti, li vedremo comunque con calma queste cose perché il mercato va seguito in questo momento giorno per giorno. Da un punto di vista di nuovi supporti, se non reggerà il 2.130, il primo è 190, che il mercato ci ha impattato in questo momento, 195, poi abbiamo 170, vi li ho disegnati, quindi questa resistenza 170 diventa in sostanza, ragazzi, adesso è un supporto. Ok, corretto, è diventato supporto. Nulla da fare anche su Ethereum, conferma pienamente la scadenza ciclica imminente, è molto molto bello questo ciclo, però badiamo anche ad una cosa, il trend di fondo, ragazzi, non è stato modificato neanche su Ethereum, perché come lo vedete il trend rimane rialzista. Allora vi ho messo le medie adesso, ragazzi, giusto per farvi vedere come il trend in effetti non è modificato ancora, non è modificato, anche se siamo sotto la media 50, questo la dice lunga anche sulla forza delle altcoin rispetto a Bitcoin, che stanno perdendo molto appeal. Andiamo a vedere Binance Coin. Binance Coin rispetta ancora una volta la scadenza ciclica come Bitcoin ed Ethereum, ancora una volta ci chiama scadenza ciclica d'agosto, un po' prima, ragazzi, rispetto diciamo alle altre due, quindi tecnicamente potrebbe anche darci una piccola bisaglia Binance, perché attendiamo sempre Binance, insomma, con quel suo piccolo diciamo sistema di anticipatore, di coin anticipatore, che però, ragazzi, insomma, va, lascia il tempo che trova, quindi soltanto un po' da vedere questa cosa se verrà rispettata nei prossimi giorni, però magari un'occhiatina un po' più diciamo più chiara gliela diamo. Allora andiamo a vedere per esempio se tracciamo questa trend line, vedete in sostanza che se il mercato si porterà al di sopra di questa trend line per quanto riguarda Binance Coin, ancora una volta potrebbe indicare che c'è stato un tentativo di accorciamento dei tempi. Da un punto di vista ciclico però anche su Binance i tempi non sono ancora maturi, perché ci vuole un po', quindi ci sono altri giorni di difficoltà, ragazzi, altri giorni di difficoltà potrebbero esserci.
E quali sono i supporti? Supporti per Binance Coin, il primo è diciamo abbastanza importante, 27,3, poi abbiamo 25,5 all'incirca. Al di sotto i 25,5 c'è da stare attenti al di sotto i 25,5 perché si può scendere al di sotto più o meno anche in questa punto qui, che è 21, ragazzi, perché c'è un po' più spazio. Poi chiaramente qui all'interno tra i 25,5 e il 21 ci sono una serie di mini supporti dove il mercato potrebbe bloccarsi. Poi dovete sempre considerare che quelle sono fasce di prezzo, non livelli che il mercato deve raggiungere per rimbalzare. Non sono così, i supporti non si analizzano così, ok? Quindi insomma, queste sono le fasce di prezzo e vi ho fatto vedere da un punto di vista di tempo. C'è ancora tempo, il mercato non ha dato segnali di inversione, però sta facendo queste mini hammer su Binance e le sta facendo anche su Ethereum. Bitcoin non è un hammer, è una candela di semplice respiro. Potrebbe essere l'ultima fase ciclica, quindi l'ultimo ciclo di qualche giorno, che poi porterà alla chiusura di questo ciclo maggiore importantissimo di agosto, perché ragazzi, dopo questo ci sarà una partenza di un nuovo ciclo, e lì dovremmo fare veramente i conti su quello che è questo mercato e quello che avrà intenzione di fare da qui a dicembre di quest'anno. Quindi i giochi si fanno in queste settimane, ma poi la reazione futura, quello che avverrà, diciamo, dopo la close ciclica in questione, ci dirà di che pasta è fatta questo mercato. Va bene? Allora, per oggi è tutto. Io vi ringrazio di seguirmi sempre sul canale. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Oggi non mi avete visto in view perché sono fuori sede, ma ci rivedremo mercoledì con il solito video. Poi c'è anche una bellissima news che vi dirò probabilmente mercoledì. Scrivetemi nei commenti tutto quello che pensate. Se avete delle idee generali, commentiamole lì, così facciamo anche formazione e cresciamo insieme. Ciao a tutti e ci vediamo mercoledì.